voilà! Hanno creato sul programma che uso per il telefono la possibilità di registrare in widescreen. Quindi ora mi vedrete in mobile. Widescreen! Allora, sono uscito adesso da un corso sulle pavimentazioni, non è vero, quello era quello dell'altra volta. Sono poi sentito 4 ore di seminario sull'impermeabilizzazione del calcestruzzo. Per chi si ricorda il video che ho pubblicato ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, l'altro ieri, sto facendo scatti un pochettino perché voglio provare a non essere fuori sincrono. No, è stato molto interessante. Ci sono delle ottime tecniche per l'impermeabilizzazione, per non utilizzare le guaine. Quindi si risparmia sia sul costo della guaina e sia sul fatto che avresti comunque molta più impermeabilizzazione per via della cristallizzazione dell'acqua. Cioè praticamente diventa tipo vetro. Cioè l'acqua che è all'interno del calcestruzzo che evaporerebbe, quindi creerebbe dei pori, diventa una specie di vetro. E ci ha fatto vedere un prodotto che ci ha raccontato il tipo, che per presentarlo è talmente tanto biocompatibile che il tipo che l'ha presentato in America addirittura l'ha bevuta. È tipo pazzo, nel senso che se reagisce con l'acqua, ok che non fa male perché è completamente compatibile con, cioè non crea inquinamento, però anche se non fa male tramite ambiente, diciamo, qual è il problema? Che secondo me quello lì si è cristallizzato, cioè tutto il corpo, nel senso all'interno del corpo c'è acqua, se questo qui reagisce con l'acqua, però con l'acqua alcalina, ecco, mi sono dimenticato se poteva essere applicato a tutti i materiali, che cacchio. Questo me lo sono proprio scordato, ormai è andato via, perché se no si potrebbe applicare anziché solo sul calcestruzzo, visto che reagisce con i composti alcalini, si potrebbe applicarlo a qualsiasi materiale. E uno secondo me mi vuole investire. Tutte le volte che registro uno mi vuole investire, mi viene addosso. Ah, forse perché ero sulle strisce. Ci sono le strisce. E avevo ragione io. Doveva fermarsi lui. Comunque, visto che registro con i composti alcalini, devo farmi una ricerca e vedere quali composti alcalini posso utilizzare per migliorare la resistenza delle strutture che vado a progettare. Inoltre, stavo riflettendo su quel tipo non mi ricordo, c'è una tecnologia che stanno sviluppando affinché praticamente l'acqua viene utilizzata all'interno delle murature, proprio strati di acqua, per riutilizzare l'acqua, quella della pioggia, l'acqua piovana, riutilizzarla per migliorare l'isolamento della casa. E quindi devo un attimo rifletterci e devo fare due ricerche su questo argomento, perché è molto interessante. Vabbè che questa è una tecnologia sperimentale, quella che dico, però il calcestruzzo, se è immerso sott'acqua dopo la maturazione, che succede? Succede che praticamente dura in eterno, perché è un legante idraulico e quindi cioè lega grazie all'acqua, e il problema principale del calcestruzzo è che evapora l'acqua all'interno, si creano i pori eccetera. Quindi se io lo tengo sempre immerso nell'acqua, questo dura perennemente. Infatti è così che fanno i test: lo immergono sott'acqua per 28 giorni, mi pare, o 36, non mi ricordo, e li provini poi quando fanno le verifiche se tutto quanto a posto. Lo immergono nell'acqua per un tot di giorni, tra 28 e 36 insomma, e vedono se si creano dei pori. Vabbè, la finisco. Adesso mi devo incontrare con una persona per parlare di un videoclip. E quindi devo aspettare un'ora fuori e vado invece al bar dei miei e mi faccio un caffè. Ok, io sono uno che pesta le cose per terra. C'era un buco e l'ho preso. Io sono Francesco Yoshi Gobbo, o Fra Yoshi. Mi trovate dappertutto. C'è anche un link che ho messo nel mio canale YouTube in alto, un po' dappertutto in realtà. C'è scritto altre cose, o anywhere else, non mi ricordo cosa ho scritto. Se hai più curiosità su di me, e praticamente se cliccate quel link mi trovate, e ci sono tutti i social network. Ma a parte questo, cos'è che succede? Che se voi cliccate mi piace, io mi gaso e faccio un altro video. Se commentate dico no dai, allora c'è gente che mi ascolta, se vi iscrivete dico cacchio, devo assolutamente farne altro.